Prego, consigliere Loggi. Grazie Presidente. Ma io avevo innanzitutto promesso al Sindaco che gli avrei risposto durante la discussione alle affermazioni che lei ha fatto ieri, visto che è stato durante la presentazione del programma che il Sindaco ha voluto intervenire sull'interrogazione parlamentare che è stata presentata riguardo all'azienda speciale, definendo la stessa interrogazione vergognosa. E questo mi fa pensare, anche perché penso che se si va a ricercare gli atti della Camera, l'ultimo che abbia definito vergognosa un'interrogazione credo sia stato l'onorevole Roberto Farinacci durante la 26esima legislatura del Regno. Quindi io trovo davvero, davvero disdicevole che un sindaco possa definire un atto ispettivo di un senatore della Repubblica come un atto vergognoso. E le dirò di più. Io pensavo anzi che lei o chi per lei mi ringraziassero per aver sollecitato il senatore Fluttero a fare questa interrogazione, anche perché sia chi fruisce del servizio sia i lavoratori hanno diritto di sapere se questa azienda è stata costituita legalmente. Io penso che la tranquillità che ne dica non c'è tra i lavoratori di quell'azienda, la tranquillità di quei lavoratori passa anche dalla sicurezza che questa azienda sia pienamente legittima. Quindi avrebbe dovuto ringraziarmi per aver sollecitato una pronuncia definitiva in questo senso da parte del Ministro dell'Interno attraverso questa interrogazione. Quindi la vergogna sicuramente non è quella di utilizzare gli strumenti della democrazia. Semmai la vergogna vera è quella di venire qua, di presentarsi davanti al Consiglio, a parlare di un programma di mandato senza avere idea di come governare. O meglio, mi si dice governeremo le cose giorno per giorno e poi non c'è assolutamente idea di fare una programmazione. Non basta addurre come motivazione il fatto che ci siano delle difficoltà oggettive per dire, per abdicare al ruolo che deve essere invece di un'amministrazione che sa e sapeva quali erano le condizioni di questo ente quando ha deciso di prendersi l'impegno di amministrare questa città. Quindi ci deve essere un impegno forte e delle idee chiare su come governare questa città in un momento di difficoltà e dove andare quando speriamo si potrà uscire da questo momento di difficoltà. Ho anche registrato nell'intervento di apertura delle idee molto confuse per quanto riguarda il concetto di partecipazione, che è vero permea questo programma, forse fin troppo, nel senso che la parola è talmente tante volte ripetuta, quasi inflazionata, che forse se ne perde, si perde di vista quello che è il significato reale di questo termine. Io mi ricordo durante la scorsa amministrazione far capire ai colleghi, e non so quanto ci sono riuscito, anche solo la differenza tra rappresentanza e partecipazione è stata dura. E io credo che il lavoro dal punto di vista culturale sulla partecipazione, sugli strumenti della partecipazione, debba ancora andare avanti e non sarà un lavoro facile. Per questo mi spiace che in questo momento purtroppo non è presente l'assessore Barberis, a cui riconosco un'attenzione particolare e una preparazione particolare a questo tema e quindi io chiedo quando dovete parlare di partecipazione magari di raccordarvi con le persone di questa maggioranza che hanno una sensibilità e una conoscenza magari maggiore, anche non dentro l'aula, perché per fare un nome la presidente di REAM io credo sia una, possiamo definirla una luminare della partecipazione, quindi sicuramente essendo
parte della vostra area politica un coinvolgimento anche di altre persone esterne, ma comunque vicine alla vostra maggioranza, sia importante. Avete parlato, o meno il sindaco ha parlato nella sua presentazione, di partecipate senza andare a confermare quello che invece ci aveva detto l'assessore Bianchi in commissione. L'assessore Bianchi in commissione aveva detto cose completamente opposte rispetto a quelle che ha detto il sindaco in aula. Anche su questo decidete qual è la linea di questa maggioranza e seguite una linea, perché sulla base di una linea che è quella di maggioranza anche l'opposizione può fare le proposte, può cercare di partecipare a migliorare quella che è la vostra linea di governo. In sostanza comunque il programma che ci viene presentato è un programma che a grandi linee può essere condiviso. Il problema è che dice tutto e dice niente, è un programma molto generico. Io devo ringraziare il Presidente Abbonante e tutti i capigruppo della maggioranza per essere intervenuti in extremis con una corposa e lunga mozione che è sicuramente più definita, più dettagliata e dice più cose del programma stesso. Probabilmente ci si è resi conto di questa lacuna anche a fronte degli emendamenti che sono stati presentati e allora si è intervenuti addirittura un mese dopo poi la scadenza che era stata data per la presentazione di questi emendamenti, si è intervenuti per rimediare in qualche modo. Quindi io apprezzo questo sforzo, però è chiaro che manca un coordinamento, manca un disegno di governo di questa città. È un programma che non dice chiaramente alla città quelli che sono gli obiettivi che volete perseguire, quelli che sono le priorità per l'amministrazione di questa città. Non dice chiaramente niente. Io ho offerto la possibilità di lavorare insieme, come era nel vostro programma, come era la vostra speranza, e io ho aderito alla vostra speranza di lavorare insieme. Poi avete depotenziato quelli che erano gli emendamenti che ho presentato sulla partecipazione. Avete ribadito due volte la contrarietà al concetto di democrazia deliberativa. Avete fatto dei distinguo e posto limitazioni a quelli che erano gli emendamenti che andavano nell'indirizzo della trasparenza. Avete dimostrato una preclusione all'uso di software libero, non so poi come mai. Avete manifestato una continuità con la passata amministrazione anche su quello che riguarda l'opposizione al codice etico, come lo scorso Consiglio Comunale. Anche questo sembra non voglia perseguire questa direzione. È emersa una non volontà di intraprendere un percorso chiaro, trasparente, netto e definitivo su quella che può essere una condivisione dei diritti e dei doveri da esplicitare per quello che riguarda la convivenza civile in questa città. Ho visto che il concetto di sicurezza non è sicuramente tra le vostre priorità. C'è stata una volontà a togliere qualsiasi vincolo alla tutela del territorio, come io chiedevo negli emendamenti, e quindi anche sul fatto che il territorio verrà consumato ulteriormente, togliendo possibilità alle future generazioni di avere a disposizione ancora il patrimonio di questa città. Io credo che tutta la buona volontà è stata messa. Non un emendamento ha cercato di attribuire responsabilità a uno o all'altro, discutere su questioni che non attengono all'amministrazione di questa città. Io il tentativo l'ho fatto, voi non l'avete voluto accogliere e quindi non potete chiedermi sicuramente di andare a votare favorevolmente un programma di mandato che non risponde a nessuna o a poche delle esigenze di questa città. Grazie, consigliere Locci.